Buongiorno cari amici e benvenuti a questo spazio dedicato alle interviste con artisti emergenti. Siamo lieti quest'oggi di avere nei nostri studi il gruppo dei Cadossene, gruppo che certamente avrete sentito recentemente sulle nostre frequenze e sta incontrando i favori dei nostri ascoltatori. Ragazzi, è un piacere avervi qui con noi e vi cedo il microfono per un giro di presentazioni, prego. Ciao a tutti, io sono Danilo e suono la batteria nei Cadossene. Vengo da Gonostramazza. Ciao a tutti, io sono Luca, sono nei Cadossene, sono il tastierista. Anch'io vengo da Gonostramazza. Ciao a tutti, io sono Andrea e sono il bassista del gruppo. Sono anche estraneo, però non sono nel mio paese, sono di Mogro. Ciao a tutti, sono Ivo, e voce nei Cadossene. Arrivo da Gonostramazza. Ciao, sono Gabriele, sono quello che fa rumore con la chitarra, io gioco in casa perché sono di Terralba. Benissimo, ora che abbiamo esaurito le presentazioni inizierei con la prima domanda che è di rito per tutti i gruppi. Da quanto tempo suonate assieme? Abbiamo iniziato nell'86 io e mio fratello Danilo, poi nel 91 è entrato Ivo alla voce solista. Dal 2002 abbiamo iniziato a prendere il nome di Cadossene, poi è entrato Andrea come bassista, poi è venuto Gabriele. E da lì abbiamo iniziato a fare... Adesso siete al completo. A fare, sì, un po' delle canzoni nostre. Sì, perché... Abbiamo trovato l'armonia giusta in questa nascete formazione. Come facevate cover, se non sbaglio, sì, inizialmente. Prima sì. Benissimo, è una curiosità che sono sicuro i nostri ascoltatori già si stanno chiedendo. Da cosa nasce il nome Cadossene? Allora, intanto furono gli antichi fenici che battezzarono la Sardegna con vari nomi suggeriti dalla sua forma caratteristica, quindi Ignos, orma di piede umano, Sandalion, sandalo, e uno in particolar modo, in forma poetica, fu Cadossene, ovvero pantofola degli dèi. Da qui il nome che ormai, insomma, da 14 anni ce l'abbiamo alle spalle. Lo portiamo anche con orgoglio, questo è un nome che abbiamo trovato su un libro di storia e vorrei fare una precisazione. Questo libro è stato scritto dal professor Alberto Cauci, recentemente scomparso, al quale in questo momento va il nostro più bel pensiero e comunque un grazie particolare per tutta la cultura che ci ha regalato, ecco. Benissimo, grazie. C'è un gruppo cantante che vi ha ispirato, un genere musicale, qualcosa che diciamo è stata la base dell'inizio della vostra attività assieme? Ma diciamo che tutti e cinque ormai veniamo da culture e ascolti musicali diversi, quindi dire un singolo cantante o gruppo che ci ha o abbia influenzato il gruppo è un po' difficile. Ascoltiamo diversa musica, possiamo fare diversi nomi, ma che della musica possono essere conosciuti, non so, Toto piuttosto che Dream Theater, piuttosto che PFM, gruppi che anche abbiamo suonato nelle varie serate nei locali. Sicuramente alcune influenze possono essere trovate nel disco, magari non volute, perché poi io definisco il nostro disco una cozzaglia di idee che abbiamo tirato fuori abbastanza semplicemente, ecco. Benissimo, direi di fare una pausa musicale e di sentire il primo brano che ci avete portato dal titolo Questo Mondo, che è poi anche il singolo che sta andando più spesso nella nostra radio. Questo mondo
usi e abusi, tirandi e malvagità. E vedi tante guerre inutili, troppe croci e fuori della siamo tornati assieme, cari amici, in questa intervista che ci sta facendo conoscere meglio il gruppo dei Cadossene, gruppo emergente il cui singolo sta ricevendo i vostri favori. Riprenderei con un'altra domanda specifica per i gruppi. Lo spunto da cui partite per comporre una canzone, come funziona? Perché io, per esempio, conosco altri gruppi, qualcuno inizia dalla base della batteria e poi ci suona sopra, ma per altri è diverso. Per esempio, per voi com'è? Beh, generalmente è sempre qualcosa che parte dall'interno, per quanto mi riguarda, poi penso che sia un pensiero comune a tutti. E niente, sono i pensieri, le sensazioni, le emozioni che ognuno di noi ha dentro e che poi vengono, passami il termine, riportate sullo spartito. E niente, pian piano ne viene fuori un brano, che poi, preciso, tutti e cinque i brani hanno diversi autori, che siamo sempre noi, però arrangiati tutti e cinque assieme. Quindi, diciamo, lo spunto ognuno ne ha uno diverso, ma vi dovete anche adattare in base a quello che è stato arrangiato o scritto da un altro. Sì, ovviamente gli arrangiamenti per l'appunto vengono fatti tutti e cinque assieme. Troviamo più giusto che vengano fatti tutti assieme, perché, diciamo, ognuno ci mette del suo, dai. Benissimo. Cioè, questa è una domanda che di solito faccio e di solito tutti mi guardano un po' storto quando la faccio. C'è uno dei brani del CD a cui siete più affezionati o tenete più che a un altro? Ma penso che singolarmente ognuno degli autori sia affezionato al proprio brano.
li suoniamo quasi tutti con la stessa intensità, perché poi alla fine del tempo li abbiamo fatti nostri, quindi non penso ancora abbiamo un brano preferito, anche perché poi i brani sono nati come idea, come ha detto Danilo, singolarmente. Non c'è ancora un brano che è nato collettivamente in sala, dove musica, parole, testi siano nati proprio dall'unione di tutte le idee. Quindi presumo che ognuno si sia fatto suo il proprio brano, e col tempo l'ascolto, il suono, il suonare il brano sicuramente diventerà parte del gruppo. È un po' presto ancora per definirlo un brano migliore. Capisco, grazie. Vi volevo chiedere, avete partecipato a concorsi o manifestazioni dal vivo? Sì, abbiamo fatto diversi contest, abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, però con questo progetto che abbiamo adesso, diciamo che non abbiamo ancora presentato bene il prodotto. Quindi adesso a breve, il 2 a Terralba. Il 2 giugno? Sì, il 2 giugno, il Dry Fest. Siamo presenti lì come Calossene e proporremo il nostro progetto, le nostre canzoni. Quindi, amici ascoltatori, segnatevi questa data. Il 2 giugno a Terralba potrete sentire i Calossene dal vivo. Non mancate. È da poco uscito il vostro primo lavoro, il primo CD. Volete parlarcene un po', come, non so, difficoltà della registrazione, tempistiche, adempimenti? Sappiamo che ci sono tantissime cose da fare. Abbiamo registrato tutto nella nostra sala prov, abbiamo un po' di attrezzature. Per il mixaggio abbiamo pensato di darlo, visto i tempi che avevamo poco tempo, di darlo a un nostro amico. Beh, però qualitativamente è molto elevato, sì, obiettivamente. Sì. Per essere fatto in casa è abbastanza buono. Io direi, amici, di fare un'altra pausa musicale e quindi ascoltare un altro brano dall'album che ci hanno portato i Calossene, il secondo estratto dal titolo Nuvole.
andiamo via. Ed eccoci tornati insieme in studio, terza e ultima parte dell'intervista dedicata ai Cadossene. Allora, al giorno d'oggi molti gruppi, cantanti, promuovono i propri lavori su internet. Voi utilizzate questo mezzo? Cosa ne pensate? Allora sì, ovviamente abbiamo la nostra pagina Facebook, ancora in allestimento, ma alla quale vi invitiamo a mettere un bel mi piace. Qualcosa su Twitter, sempre collegata tramite Facebook e YouTube. Ben presto speriamo e contiamo di fornirvi più notizie e materiale. Anche sui magari altri social network come SoundCloud o MySpace, non lo so, dove si possono anche sentire i brani. Ora come ora no, ma vedremo di espanderci su internet ben presto. Benissimo. E poi la domanda finale che faccio un po' a tutti è... Oltre a internet e gli altri mezzi, pensate che la radio sia ancora un mezzo valido di comunicazione oppure un mezzo superato? Ma per noi, per come concepiamo la musica, pensiamo che la radio sia l'elemento fondamentale per trasferire progetti, soprattutto a livello locale. L'occasione è anche gradita per ringraziare Radio Studio 2000 per averci dato la possibilità di passare i brani in anteprima. Pensiamo proprio che la radio sia fondamentale per un gruppo che si vuole promuovere come pubblicità. Ovviamente oggi ci sono diversi canali social che permettono grossa visibilità, però la radio dovrebbe mantenere quel progetto di promozione del gruppo sconosciuto. Sì, perché magari sui social sei invaso. Esatto, invece... c'è tanta roba, è difficile filtrare. A livello locale, secondo noi, è un elemento fondamentale ed è stato forse la prima idea che abbiamo avuto a livello comune per promuovere un pezzo. Dove ascoltare un pezzo è, per noi è la radio. Se volete fare un saluto tutti quanti prima di chiudere, vi passo il microfono. Allora, ciao a tutti da Ivo, mi raccomando, seguiteci sempre, noi siamo i Cadossene, vi aspettiamo. Vi aspettiamo il 2 giugno, quindi a Terralba, per vederci dal vivo, proporremo tutti i brani del disco, che tra l'altro vi invitiamo anche ad acquistare per darci un piccolo contributo per la realizzazione del progetto futuro a un minimo costo di 5 euro. Potete trovarlo anche negli stand proprio il 2 giugno quando suoneremo. Un saluto. Ciao, un saluto a tutti gli amici di Studio 2000, da Luca. Ciao. Ciao, un saluto a tutti da Andrea, ci vediamo il 2 giugno a Terralba. Ciao, grazie. Ciao a tutti da Danilo. State sintonizzati, ciao. Benissimo, io amici vi saluto lo stesso, vi do l'appuntamento a una prossima intervista e ascoltiamo l'ultimo brano che ci hanno portato i ragazzi dal titolo Frammenti.
ripeto, frammenti di te che vivo dentro il mio cuore. Passano in mano frammenti di te che spingo dentro il mio cuore. È il mare che bagna la sabbia, il sapore delle tue labbra, frammenti di te che brucia dentro il mio cuore. Frammenti di te che rivivo dentro il mio